Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica. Siamo sempre qui su ANSA Scienze Tecnica e quest'oggi siamo qui per aprire questa settimana astronomica, questa ennesima settimana astronomica con questa news a riguardo di un asteroide di un corpo minore del nostro sistema solare che sfida la nostra stella, il Sole. È più vicino di Venere, ha un'orbita diversa dagli altri, potrebbero essercene molti simili. Quindi, come al solito, senza perderci in altre chiacchiere, procediamo con la lettura di questo articolo e vediamo un po' di che corpo celeste minore si tratta. Vediamo un po' le sue dimensioni, la sua distanza dalla nostra stella e vediamo un po' se può o meno magari farcela a sopravvivere alla potenza, all'energia del Sole, che sappiamo in questi casi giocare un ruolo, diciamo, devastante per la vita di questi oggetti minori che si avvicinano troppo al nostro Sole. E vediamo un po' anche la sua orbita, perché a quanto pare questa orbita di questo corpo celeste è particolare, unica forse finora nel suo genere, cosa che ci fa riflettere un pochino sia per quanto riguarda l'esistenza di altri corpi simili per quanto riguarda l'orbita, ovviamente, ma anche l'orbita stessa. Scoperto un asteroide che sfida il Sole, è il corpo celeste più vicino mai osservato intorno alla nostra stella. La sua orbita è più ravvicinata rispetto a quella di Venere, il secondo pianeta più interno del Sistema Solare. E quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Publication of the Astronomical Society of the Pacific, da un gruppo del California Institute of Technology Caltech americano, coordinato dall'astronomo Quanzi Ye. Chiamato 2019 AQ3, l'asteroide è stato osservato per la prima volta il 4 gennaio e secondo i primi calcoli degli astronomi impiega solo 165 giorni a compiere un'orbita completa intorno al Sole, contro i 225 di Venere. La scoperta è stata fatta dall'osservatorio Palomar del Caltech nell'ambito del progetto di sorveglianza degli oggetti in transito vicino al Sole, Zwicky Transit Facility. Il numero limitato di osservazioni non permette ancora di stabilire con l'esattezza le sue dimensioni, che potrebbero essere di circa 1,6 km di diametro. Secondo gli astronomi del Caltech, l'orbita di questo asteroide, che non rappresenta al momento una minaccia per la Terra, è diversa da quelli di altri corpi simili finora noti, come quelli che provengono dalla nube di Oort, culla di comete e asteroidi ai confini del Sistema Solare. Qui abbiamo questa rappresentazione di questa orbita che appunto si presenta diversa rispetto a quella di altri corpi minori che abbiamo già comunque potuto vedere. Infatti qua ci dice l'orbita dell'asteroide vicinissimo al Sole attraversa dall'alto al basso il piano del Sistema Solare. Infatti questa orbita viene rappresentata qui con questa linea bianca, come potete vedere. Qui c'è il nostro Sole, qui abbiamo Mercurio, qui abbiamo Venere e qui abbiamo la nostra Terra. Questo al posto di fare, diciamo, un giro come gli altri pianeti, passa dall'alto verso il basso, quindi un'orbita un po' particolare. Concludiamo l'articolo. Per Quanzi Ye, l'orbita dell'asteroide vicinissimo al Sole attraversa dall'alto al basso il piano orbitale del nostro sistema planetario. Ok, qua c'era il punto. Abbiamo trovato un oggetto straordinario che ci fa pensare, ha concluso, che potrebbero esserci molti altri asteroidi come questo ancora sconosciuti nel Sistema Solare. Sì, è un'orbita un po' particolare, che diciamo, beh, non è il primissimo proprio corpo celeste che ha un'orbita del genere, però è appunto quello più vicino al Sole che finora abbiamo osservato, che ha questa orbita che attraversa le orbite di altri pianeti, diciamo, dall'alto verso il basso e non, diciamo, da sinistra verso destra, ecco, per intenderci. 1,6 chilometri di diametro, forse è il suo diametro, magari è più grande, magari è più piccolo. Questo ovviamente dobbiamo ancora, diciamo, definirlo meglio dal momento che le limitate osservazioni, come qua ci dice l'articolo, non ci hanno ancora permesso di calcolare con esattezza le sue esatte dimensioni. Quindi diciamo che, viste le previsioni delle sue dimensioni, è un corpo celeste minore, un asteroide, diciamo, di dimensioni, diciamo, abbastanza grandicelle, ecco, e si trova ad una distanza
come quella di Venere, anzi più vicina rispetto all'orbita di Venere, rispetto al nostro Sole. Quindi questo fa sì che impieghi meno tempo a completare un suo moto di rivoluzione intorno alla nostra stella, che appunto è di 165 giorni contro i 225 di Venere. E la domanda è, dal momento che qua non ce lo dice, di questo asteroide chiamato 2019 AQ3, se questa distanza può, diciamo, far sì che questo asteroide si disintegri nel tempo o comunque riesca invece a sopravvivere completamente. Attualmente, ovviamente, ci dice che non ci sono possibilità, non c'è il rischio che questo vada in qualche modo a collidere con il nostro pianeta, dal momento che si trova comunque molto, tra virgolette, lontano da noi. Però è un asteroide che presenta questa orbita particolare che va dall'alto verso il basso rispetto alle altre orbite dei nostri pianeti. È un asteroide che diciamo, è dalle dimensioni medie, insomma, non è gigantesco ma neanche piccolissimo. È ovvio che se un asteroide di queste dimensioni andasse a collidere con il nostro pianeta ad alta velocità, i danni sarebbero veramente significativi. Non dico che ci potrebbe spazzare via dal pianeta, ma sicuramente ci riporterebbe all'età della pietra per come è fatta la nostra società oggi. E la cosa alla fine ci fa supporre che ci siano molti altri corpi celesti, molti probabilmente altri asteroidi vicini al Sole, così vicini al Sole, con questa orbita particolare, con questa orbita che è un po' diversa, insomma, da quelle che siamo abituati a vedere negli altri corpi celesti minori, insomma, sia asteroidi che comete. Non sappiamo la provenienza di questo asteroide, se proviene dalla nube, cioè almeno qua non ce lo dice, se arriva dalla nube di Oort o dalla fascia di Kuiper o magari da qualche altra parte, sta di fatto che è un asteroide che momentaneamente ha il titolo dell'oggetto più vicino mai osservato al Sole con questa tipologia di orbita che va dall'alto verso basso e non appunto da sinistra verso destra, ecco. Quindi è un asteroide che non può essere considerato né un near Earth object, dal momento che si trova abbastanza lontano da noi, diciamo Venere, quindi forse una via di mezzo tra Venere e Mercurio, ecco. Sicuramente se si trovasse alla distanza di Mercurio dal Sole, probabilmente sarebbe già disintegrato, cioè proprio forse sicuramente al 100%, però è un altro passo anche che ci fa capire che comunque stiamo tenendo sotto controllo, o cerchiamo perlomeno di tenere gli occhi aperti per quanto riguarda questi corpi celesti che transitano tra il Sole e il nostro pianeta, perché ovviamente noi la maggior parte di questi corpi celesti non li vediamo perché alcuni sono troppo piccoli e altri non sono illuminati dal Sole, e questi corpi celesti devono essere illuminati dal Sole per essere visti dai nostri strumenti. Quindi avendo un programma che sorveglia comunque 24 ore su 24 il nostro pianeta, per quanto riguarda una possibile magari collisione o un impatto con questi corpi celesti, non riusciamo a vederli tutti, ma c'è anche questo progetto che tiene comunque sotto controllo anche i corpi celesti che, diciamo, transitano intorno al nostro Sole, perché ovviamente anche questi qua potrebbero in qualche modo magari in futuro andare a collidere con il nostro pianeta con un'orbita particolare, con una modifica dell'orbita particolare che potrebbe andare, diciamo, a coincidere con quella della Terra, e di conseguenza potrebbe essere un futuro, diciamo, visitatore non benvenuto qui sul nostro pianeta. Detto questo, per questo video è tutto. Io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stata di vostro gradimento. Abbiamo parlato di questo asteroide che sta sfidando il nostro Sole, si trova più vicino di Venere rispetto alla nostra stella, 165 giorni ci impiega a compiere un'orbita intorno alla nostra stella contro i 225 di Venere. Probabilmente dal diametro sopra un chilometro, compreso tra 1 e 2 chilometri, ma dovremo ancora, diciamo, definirlo meglio le sue dimensioni. Ha questa orbita che attraversa le altre orbite dei nostri pianeti, diciamo dall'alto verso il basso, quindi va, come possiamo vedere qui, tra l'altro adesso vi faccio rivedere l'immagine, vedete, va
ad intersecarsi. Beh, con l'orbita del nostro pianeta no, perché appunto è ancora più distante, quindi non va a intersecarsi, ma ad esempio con quella di Mercurio o con quella di Venere sì, ad esempio, quindi in determinate condizioni, con una precisione diciamo assoluta, potrebbe succedere che questo vada magari un giorno a coincidere esattamente nei punti intersecati delle orbite di Mercurio e Venere, e di conseguenza potrebbe andare a collidere. Ovviamente tutto questo con veramente una coincidenza incredibile, che probabilità ci sono, ovviamente, se ci sono dei punti dove insomma questo può succedere, e ovviamente se questo non si disintegra prima per la potenza del nostro Sole. Con il nostro pianeta non vai ad intersecarsi come orbita, ma ovviamente se questo dovesse per qualche motivo allargare la sua orbita o comunque andare fuori dagli schemi, ovviamente potrebbe essere un visitatore inaspettato, e comunque non benvenuto qui sul nostro pianeta, perché ovviamente questi oggetti minori in passato hanno avuto un ruolo fondamentale per la modellazione del nostro pianeta e anche per l'arrivo dell'acqua sulla Terra, l'ipotesi più accreditata di come è arrivata l'acqua sulla Terra, ma ora come ora noi non li vogliamo, ma no, ci è andata anche bene che da quando esiste l'uomo di impatti grossi non ce ne sono stati, ma sicuramente prima o poi accadrà, un giorno sicuramente accadrà. Bisognerà solo vedere se noi esseri umani saremo ancora qui sul nostro pianeta, e soprattutto se ci saremo, se lo sapremo in anticipo, diciamo da magari tra virgolette prepararci ai saluti o comunque riuscire a difenderci da questo asteroide, o comunque magari se non difenderci completamente a ridurre i danni. Oppure se non lo sapremo e bom, via, svanirà tutto in qualche secondo. Vabbè, detto questo, ottimista, pessimista allo stesso tempo, io vi rimando ad un prossimo video nei prossimi giorni, sperando che scontri sia altrettanto interessanti, altrettanto intriganti come l'è stata questa. Meno mi rimane che salutarvi, sciabelli!